Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi è il 1º gennaio, siamo ufficialmente entrati nell'anno 2020 e quindi io voglio fare a tutti quanti gli auguri di buon anno. Non so cosa abbiate fatto ieri sera, non so come sia andata la vostra festa di Capodanno, ma oggi comunque siamo ufficialmente nel 2020. E per questo primo video dell'anno io ho pensato a una cosa un po' particolare. Volevo raccontarvi 12 ricordi belli del 2019, del mio 2019, quindi un ricordo al mese. Ne ho selezionati 12 proprio per potervene raccontare uno per ogni mese del 2019, a partire da gennaio fino a dicembre. Ci sono state tantissime cose belle, tantissimi bei ricordi nel mio 2019. Per fortuna è stato un anno positivo, diciamo così, perché se parliamo proprio tutti i 12 mesi, devo dire che è stato abbastanza positivo. Però ho voluto selezionare un ricordo particolare, un evento particolare che comunque mi ha fatto stare bene e che ancora adesso, a distanza magari di tempo, ricordo in modo piacevole, ricordo con il sorriso, con gioia. E quindi, insomma, mi faceva piacere condividere questi 12 ricordi. Primo ricordo bello di gennaio 2019, il momento in cui l'azienda per la quale adesso lavoro mi ha detto: ti assumiamo a tempo indeterminato. Sicuramente quello è stato un evento importante, una cosa bella, e io ricordo ovviamente questa cosa con gioia perché il fatto di essere comunque stabilizzati è sempre una cosa positiva. Io lavoro per un'azienda che si trova negli Stati Uniti, quindi il mio contratto di lavoro è americano, quindi parlare di tempo indeterminato è leggermente diverso perché non è proprio come il contratto italiano, non esiste l'articolo 18, tanto per capirci. Quindi insomma è una stabilità leggermente diversa, però in ogni caso è stata una bella cosa e quindi sicuramente quello è il primo ricordo bello dell'anno. Secondo ricordo, febbraio 2019. Qui andiamo un pochino più sul romantico, una cosa sicuramente meno pratica, ma il ricordo più bello è il giorno di San Valentino, quando sia io che il mio compagno ci siamo presi mezza giornata di ferie. Siamo andati a fare una passeggiata in una località della Riviera Ligure, siamo stati insieme tutto il pomeriggio, era una bellissima giornata, c'era il sole, quindi è stato proprio un bellissimo ricordo perché era un giorno infrasettimanale, quindi non c'era tanto caos, non c'erano tante persone in giro. Ci siamo presi questo pomeriggio tutto per noi, abbiamo passeggiato, abbiamo chiacchierato, ci siamo anche scambiati qualche bacio come se fossimo stati degli adolescenti, ma non importa perché quando ci si ama non esiste età. E quindi insomma siamo stati molto bene. Poi la sera ci siamo fermati a comprare una pizza da asporto e poi l'avevamo mangiata a casa, però comunque era stata veramente una cosa bellissima, una bellissima giornata. Ricordo numero 3, marzo 2019. Non posso non ricordare con estrema gioia il giorno del mio compleanno. Ho fatto una festa per i miei 40 anni, perché ho compiuto 40 anni, altro evento importante del 2019. E ho invitato tutta la mia famiglia e tutta la famiglia del mio compagno. Erano tutti presenti, siamo andati a pranzo fuori ed è stata veramente una cosa meravigliosa. Avevo anche fatto un video sui miei 40 anni e sui regali di compleanno che mi avevano fatto, quindi se volete ve li lascio magari da qualche parte così potete andare a vederli se siete curiosi. E comunque quello è stato proprio un bellissimo ricordo, una bellissima giornata perché avevo tutta la famiglia riunita, tutti lì per me, per festeggiarmi ed è stata veramente una cosa che io ricorderò sempre, porterò sempre nel cuore perché davvero è stato un compleanno veramente meraviglioso ed è stato così meraviglioso perché la mia famiglia lo ha reso tale, quindi veramente bello. Ricordo numero 4, aprile 2019. Parliamo sempre di compleanni perché c'è stato il compleanno di mia mamma ad aprile del 2019. Ci siamo viste io e lei, siamo andate a fare un giro nel centro della città, ci siamo prese un tè con una fetta di torta in un bar veramente bellissimo che io non conoscevo e che mi ha fatto conoscere lei. Ed è stato un pomeriggio tra mamma e figlia,
molto bello, molto particolare, perché poi noi non abbiamo tanta occasione di uscire, di fare dei giri per il centro della città, perché io con il mio lavoro non posso purtroppo avere tanto tempo libero e quindi mio malgrado non mi posso permettere di andarmene in giro per la città. Quel giorno lì mi sono presa ferie apposta per stare con mia mamma perché era il suo compleanno e quindi insomma è un bellissimo ricordo. Ricordo numero 5 maggio 2019, il mio anniversario. Io e il mio compagno ci siamo presi qualche giorno di ferie per festeggiare l'anniversario. Siamo andati a fare un mini viaggio, perché erano proprio 2 o 3 giorni, nella zona di Ravenna. Eravamo a Comacchio, poi abbiamo visto Ravenna, abbiamo fatto il giro dei mosaici, Ferrara, Bologna. Poi siamo rientrati a casa, ma è stato veramente un mini viaggio bellissimo. Abbiamo visto un sacco di cose meravigliose, soprattutto Ravenna. Io ve la consiglio, andate a fare il giro dei mosaici di Ravenna perché sono eccezionali. Quindi quello è un bellissimo ricordo del maggio 2019. Ricordo numero 6, giugno 2019. Ovviamente voglio citare il matrimonio di mio cugino. C'è stato il matrimonio di un mio cugino al quale io sono legatissima, è come se fosse mio fratello, quindi è stato veramente meraviglioso poter assistere al suo matrimonio. Poter vedere questo passo importante per lui e per sua moglie, quindi è stata veramente una cosa bellissima. È stato un matrimonio bello, con tanta allegria, tanta musica, si ballava. Era una giornata molto calda quella, perché c'era proprio caldo a livello climatico. Però la loro gioia, il loro trasporto, il loro entusiasmo ci ha fatto patire molto meno il caldo che c'era. Quindi proprio bellissimo, quello è un bellissimo ricordo del giugno 2019. Ricordo numero 7, luglio 2019. A luglio c'è stato un evento importante che è stato il compleanno della nonna del mio compagno che, udite udite, ha compiuto 102 anni. Quella è stata una cosa bellissima, sono contentissima di aver partecipato al suo compleanno. C'era una meravigliosa torta, c'erano gli auguri del sindaco, perché insomma è un traguardo veramente importante, e quella giornata è stata un bellissimo ricordo del luglio 2019. Ricordo numero 8, agosto 2019. Io ricordo in modo veramente piacevolissimo la mia vacanza in Lingua d'Oca, in Francia. Siamo andati col mio compagno a fine agosto a fare una vacanza in quella zona e ho dei bellissimi ricordi. Abbiamo visto un sacco di cose meravigliose, ci siamo rilassati, siamo stati benissimo e quindi sicuramente quello è il mio bel ricordo del mese di agosto 2019. Ricordo numero 9, settembre 2019. Mi collego sempre al viaggio perché il viaggio di cui vi parlavo prima è stato fatto a cavallo tra agosto e settembre. Ad agosto siamo stati in Lingua d'Oca e a settembre ci siamo spostati nella zona dei Pirenei perché siamo andati a Lourdes. E Lourdes per me è stato un viaggio bellissimo, un bel ricordo del settembre 2019. Avevo fatto anche un video specifico, se volete vederlo ve lo lascio da qualche parte. Perché è un viaggio che mi ha lasciato veramente tanto a livello emotivo, a livello spirituale. Ed è un bel ricordo, perché comunque mi è piaciuto, sono stata bene. Poi, a parte il santuario di Lourdes, che è sicuramente la zona più famosa, avevamo anche fatto un giro sul lago, che è una cosa bella, romantica, insomma, quindi è stato davvero un bellissimo viaggio. Poi, ricordo numero 10, ottobre 2019. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata la giornata che ho passato con il mio compagno in giro per la mia città nell'occasione del Rally Days. Avevo fatto anche un video su questo, quindi magari ve lo lascio da qualche parte. È comunque una giornata in cui Genova, che è la mia città, apre le porte dei grandi palazzi nobiliari, quelli che si trovavano negli elenchi chiamati rolli ed erano destinati ad ospitare le grandi celebrità, le grandi cariche, diciamo, dello Stato che venivano in visita a Genova.
E quella è una cosa bellissima perché si possono visitare tutti questi palazzi. Ma la giornata era stata bella non tanto per i palazzi che ho visitato, ma perché col mio compagno ci siamo presi proprio tutta la giornata a disposizione. Siamo partiti la mattina, abbiamo pranzato fuori in un ristorantino veramente delizioso e poi siamo tornati la sera. Quindi abbiamo fatto i turisti, ci siamo rilassati, siamo stati bene, non abbiamo pensato a niente di pratico, tipo il lavoro, le cose da fare, ma soltanto a divertirci e stare bene. E quindi è un bellissimo ricordo dell'ottobre 2019. Ricordo numero 11, novembre 2019, un pranzo che ho fatto a casa di mia nonna paterna. Siamo andati con i miei genitori, il mio compagno e mia zia, quindi eravamo solo noi, non c'era tutta la famiglia, una cosa molto intima e raccolta. Mia nonna, ci ha invitato a pranzo per farci la polenta con il coniglio, che è una delle sue specialità, e abbiamo passato una giornata insieme, quindi abbiamo mangiato insieme fino a metà pomeriggio, siamo rimasti tutti insieme. È stata una cosa bellissima il fatto che ci abbia voluto invitare, abbia voluto fare per noi questo pranzo. Quindi è stata veramente una cosa meravigliosa. Ricordo numero 12 dicembre 2019, vorrei parlare dell'8 dicembre, perché in quella giornata con il mio compagno siamo andati ad assistere all'accensione dell'albero di Natale in Piazza De Ferrari a Genova. Tutti gli anni lo fanno, è una cosa particolare, un evento, ma quello che mi è piaciuto tantissimo, al di là dell'albero di Natale che comunque si vede mentre si illumina, quindi è una cosa bella, mi è piaciuto proprio perché ho visto tutta la città riunita, comunque se non tutta, comunque una buona parte, perché c'erano tantissime persone che riempivano proprio tutta la piazza. E quindi ho sentito proprio un senso di vicinanza tra cittadini. Eravamo tutti lì, per assistere all'accensione dell'albero di Natale, tra l'altro in un momento per Genova abbastanza difficile, perché oltre al crollo del Ponte Morandi che c'era stato prima, era appena crollato un viadotto, nelle zone di Savona. Quindi insomma, sicuramente una cosa difficile perché a causa di un'alluvione c'era stato questo danno. E vedere comunque i cittadini riuniti è stata una bella cosa, un bel ricordo. Io ho concluso con i miei 12 ricordi dell'anno 2019. Spero di avervi tenuto un pochino di compagnia. Se vi va, fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro ricordo più bello del 2019 o anche più di uno se volete. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.